Anna, la tua carriera nasce nel 2002, a 15 anni con la vincita a Sanremo Giovani. Sono trascorsi 12 anni, come è cambiato il tuo modo? 10. Come è cambiato il tuo modo di fare musica? Ma allo stesso modo, solo che ogni disco è una responsabilità in più perché c'è tanta gente che ti segue dall'inizio, quindi si aspetta sempre qualcosa in più da te, però c'è sempre lo stesso entusiasmo, c'è sempre qualcosa in più che cerchi di tirar fuori, forse le cose migliori che piano piano metti da parte e comunque impari nella vita, no? Nelle tue canzoni affronti sempre temi sociali importanti come l'omofobia, la violenza sulle donne e tanti altri. È più un impegno sociale oppure fonte di ispirazione? No, solo semplicemente fonte di ispirazione. Sono canzoni che sono nate in un momento particolare in cui ho comunque un amico oppure persone che mi seguono mi raccontano le loro esperienze ed è inevitabile che poi le racconti in quello che in quel preciso momento. Ecco, tu sei una donna versatile. Negli ultimi anni, oltre a cantare, hai partecipato nel 2010 a X Factor come giudice e poi nel 2012 a Ballando con le Stelle. E la tua necessità più di volerti esprimere anche con altri mezzi di comunicazione oppure sono opportunità capitate? No, è il mio modo di mettermi alla prova, perché in cose che non pensavo di riuscire a fare, invece piano piano, credendo in se stessi, veramente si può fare tutto. Grazie. Grazie a voi.